Una tua considerazione tra gli anni 70 e i tempi di oggi. Anni 70, 68, 69, l'autunno caldo in tutto il paese, come dire, che si mette in cammino, che trasforma, che innova l'Italia, il mondo. È un po', diciamo, la parte più importante è che c'è stato, no? Cos'è che voglio dire? Perché da allora l'umanità sa che cambiare il mondo è possibile. Prima lo sapevamo dai libri, da allora lo sappiamo perché lo abbiamo concretamente sperimentato e costruito milioni e milioni di giovani, di donne e di uomini. Oggi questo spirito, diciamo, di rinnovamento profondo purtroppo è alquanto assente, piuttosto latitante. E tuttavia io sono cautamente ottimista, perché ad esempio nel nostro paese c'è quello che io chiamo un meraviglioso esercito di circa 7 milioni di persone che è composto dal volontariato, sia laico che cattolico. E se si va a vedere, è composto dai giovani di oggi e dai giovani di ieri della mia generazione, cioè 68 anni, Gino Strada per esempio, no? Quindi io spero che questa coscienza torni ad affiorare, e in particolare anche per superare la bruttissima pagina della criminalità organizzata, che non si vince con i carabinieri e la magistratura, anche se è bene che facciano il loro lavoro, si vince qui dentro, quindi con la cultura, con la conoscenza, con la indipendenza, la padronanza di sé. E quindi io sono per queste ragioni cautamente ottimista sul nostro futuro. Sradicati. Ah, Sradicati. Questo bel libro di Domenico Panetta, che poi per gli amici è Mimmo Panetta, che si fa prima anche più affettuoso. Si legge, è un po' come un romanzo giallo, diciamo. Io sono lieto di aver scritto l'introduzione che Mimmo mi ha chiesto. Perché? Perché è la vicenda esemplare di un calabrese che riscatta il proprio destino, quindi da una povertà relativa, che emigra, poi torna, fino a diventare sindaco di Siderno. E questa è una vicenda quindi bella, ed è un libro anche scritto bene, di cui consiglio vivamente la lettura, perché riflette il destino di qualche decina, per non dire centinaia di migliaia, di calabresi. Per dialogare oggi, quindi è bene che certe cose restano scritte, non per nostalgia del passato, mai nostalgia del passato, sempre il futuro, ma solo per spiegare quali erano le condizioni di vita di una generazione. A parte queste cose, la questione dell'immigrazione, io non voglio, sappiamo la complessità degli argomenti che ha detto Nicola e che ha toccato alcuni. Io faccio una considerazione, Mario. Ci sono una marea di studi che spiegano quanto sono state le rimesse degli italiani all'estero che hanno salvato il bilancio nazionale. E le rimesse...